ormai è tutto un po' tech. La spesa è tech, le auto sono tech, i pagamenti sono tech. Ma tipo, le assicurazioni? Quando sento questa parola mi viene in mente qualcosa che pago e qualcuno che mi rimborsa. Generali mi ha detto che dietro a tutto questo c'è molta più innovazione di quel che si pensi. Chiedo lei mi sa dare una mano? No, di qua? No, di là. Sono nella sede di Mogliano Veneto, che è enorme, 47.000 metri quadrati, 1.800 dipendenti basati tutti qui, praticamente è un campus, con tanto di Innovation Park, percorso fitness. Ah, e chiaramente questa non è l'unica sede. A Milano, ad esempio, ce n'è un'altra, la Torre Generali, alta 170 metri, e anche qui ci sono parecchi spazi, con tanto di palestra, sala mindfulness, studio TV, sale riunioni avanzate e moderne, e anche l'Italian Bar. Insomma, l'idea è essere innovativi anche negli spazi. Ora però voglio capire la parte tech. Mi hanno detto di cercare Andrea Cavallero. Ciao Andrea, ci siamo finalmente. Ciao Fiona. Ho sentito parlare tantissimo di questo posto. Bene. E io mi sono sempre immaginata, anche perché ci ho lavorato per un'assicurazione per questo gruppo per tanti anni, e io le assicurazioni me le ricordavo un po' diverse, non così con monitor. Ho visto là in fondo tipo dei diagrammi, delle mappe che si illuminano. Che posto è questo? Tu ti aspettavi di trovare le montagne di carta, la polvere. Allora, non proprio così, però insomma un po' di carta in più me l'aspettavo. Sì, la realtà ormai delle assicurazioni è completamente cambiata. Noi lavoriamo esclusivamente in digitale, praticamente i nostri agenti, anzi i nostri clienti si aspettano di interagire con noi in modalità digitali, e quindi il nostro lavoro è quello di dargli la possibilità di farlo e di farlo nel miglior modo possibile, quindi avendo i sistemi, le app sempre disponibili e sempre funzionanti. Quindi per poterlo fare abbiamo bisogno di tutti gli strumenti e di tutti quei modi di lavorare che sono moderni, che sono nei settori tech del mondo del digitale. Tipo un modo moderno di lavorare? Di lavorare è l'agile, che noi ormai applichiamo in tantissime realtà, non dappertutto, perché noi è vero, ci definiamo una tech company, una compagnia digitale. Quindi siete già una tech company? Di fatto sì, siamo una tech company però che ha quasi 200 anni di storia. Dobbiamo combinare sia gli aspetti più innovativi, l'agile, DevOps, questi modi di lavorare più moderni, con una storia, quindi con dei processi, dei sistemi che hanno anche 10, 20, 30, 40 anni di storia. E sono assodati e funzionano. Questi funzionano molto bene, devono essere. Però non hanno quelle caratteristiche di facilità di utilizzo, immediatezza, rapidità nella risposta che invece i clienti e le persone normali oggi si aspettano, no? Quindi noi dobbiamo prendere questi sistemi più vecchi e farli evolvere verso la modernità, verso il digitale. Questa è la vera sfida. Immagino che non sia facile per niente, perché non avete solo il cliente nativo digitale, avete clienti, le assicurazioni hanno clienti di qualsiasi genere, anzi forse persone più adulte hanno quel mindset votato magari verso l'assicurazione, il giovane magari ha un altro modo di pensare, quindi dovete cercare di essere inclusivi verso tutti. Sì, no? Non è facile. Diciamo, è l'ulteriore elemento di sfida, che i nostri clienti non sono solo i clienti finali, quelli che comprano le polizze, ma sono anche e soprattutto i nostri agenti. Giusto. Gli agenti distributivi, quindi la nostra sfida è riuscire a dare gli strumenti giusti ai nostri agenti affinché poi li possano utilizzare nel miglior modo possibile, come dicevi tu, per soddisfare delle aspettative che possono essere molto diverse. Sicuramente sì, abbiamo clienti che sono in una fascia di età, se vuoi un po' più avanti del cliente tipico, che però insomma in alcuni casi sicuramente non ha più voglia di andare in agenzia per fare tutto, no? Certo. Non sono all'avanguardia dal punto di vista tecnologico, però dobbiamo mettergli a disposizione tutte le possibili opzioni. Andrea, prima ho scoperto che voi qua dentro avete persone di qualsiasi tipo, dai giovanissimi neolaureati a persone con tantissima esperienza. Abbiamo la necessità di combinare le competenze, quelle nuove più moderne, con gli aspetti meno moderni, i processi consolidati del mondo delle assicurazioni. Per fare questo quindi abbiamo bisogno di persone che conoscano bene gli aspetti funzionali, ma anche delle nuove competenze. Per questa ragione abbiamo creato
la Digital Factory, che è fatta da un centinaio di colleghi. Centinaio? Molto giovani. Sì, un centinaio. Sì. Un sacco. Che lavorano sia qui che a Milano, insomma la sede non è più un tema rilevante, e che sono appunto le persone che portano le competenze nuove, che sanno lavorare in agile, che conoscono le tecniche di sviluppo più moderne e che quindi utilizziamo per sviluppare le nuove app, per sviluppare i nuovi front-end. E questo è anche un modo per iniziare a lavorare nel mondo delle assicurazioni. E non solo competenze, ma anche nuovi modi di pensare. Perché i giovani di oggi hanno un linguaggio diverso, utilizzano i social in modo diverso, sono fatti in un altro modo. Assolutamente. Quindi magari portano un po' di freschezza o comunque di... È un elemento fondamentale, no? Come dicevo prima, il mondo delle assicurazioni è cambiato molto e quindi insomma anche le nostre persone hanno dovuto cambiare, stanno cambiando con la stessa velocità, anzi anche più velocemente. Questo metodo agile l'ho già sentito, ma non l'ho ancora capito. Vediamo se c'è qualcuno che può spiegarmelo un po' meglio. Pensiamo a un'app, per esempio, sì, che ci permette di consultare le polizze del cliente, consultare la documentazione. Perché di solito le butto subito le polizze, cioè le firmo poi, tipo, chissà dove l'ho messa, quindi posso averla dentro l'app, esatto, figata. Okay. Esattamente, quindi prendiamo questo tipo di app. Quello che facciamo noi è, invece di rilasciare, diciamo, la prima versione dell'app e poi rilasciare la successiva versione dell'app dopo 3 mesi, rilasciamo la prima versione dell'app, vediamo quali sono i feedback del cliente e... ragioniamo assieme al business quali sono le prossime feature che andremo ad aggiungere, e le andiamo ad aggiungere in un periodo di tempo molto breve. L'agile lavora agile. Agile. Esatto. Okay. Lavora in momenti time box. Cosa sono i periodi time box? Time box vuol dire a tempo fisso. Ah, okay. Quindi abbiamo dei cicli proprio di sviluppo, test e rilascio in produzione che sono fissi. Tipicamente in generale sono di 2 settimane circa. Ah, quindi voi partite già dal fatto che ogni 2 settimane dobbiamo mettere qualcosa di nuovo nell'applicazione. Esattamente, esattamente. Ah, bisogna anche inventarsele queste cose, perché non è così se ogni 2 settimane qualcosa... Esatto, c'è una roadmap di feature e funzionalità che in base agli studi che vengono fatte possono, diciamo, essere utili, okay, e essere interessanti per il cliente, e vengono via via inserite nell'app, diciamo pianificate all'interno di questa roadmap e poi pianificate in quale sprint, così si chiamano le iterazioni ridotte, verranno sviluppate, testate e rilasciate poi effettivamente in produzione. Per una istituzione arrivare ad avere anche l'app e svilupparla così velocemente, quasi fossimo una software house, mm-hmm, perché quello è un pochettino il senso, fa impressione, però è molto bella questa cosa, perché si sta al passo coi tempi sicuramente. Esatto. E l'altro è il servizio al cliente, cioè il cliente ha sempre qualcosa di nuovo e quasi quasi è impercettibile, non arriva l'aggiornamento massiccio. Questo ci permette anche di raccogliere il feedback del cliente, perché tu, rilasciando un poco per volta, riesci a capire che utilizzo ne fa il cliente, quali sono eventuali migliorie che puoi portare. Se lo usa. Perché potrebbe, esatto, succedere perché anche quello. Potrebbe non usarlo, e quindi questo ci potrebbe far capire che non stiamo andando nella direzione giusta. Quindi questo è sicuramente molto interessante dell'Agile, perché ti permette di avere un feedback rapido, quindi un ritorno rapido su quella che è l'esperienza utente, l'utilizzo che fa delle nuove funzionalità, cosa gli piace, cosa non gli piace, cosa gli serve, cosa risponde alle sue esigenze. E ovviamente tutto questo sviluppato con i criteri di qualità stabiliti da Generali. Oh, finalmente ho capito questo Agile. Ora però corro in una delle casette esterne perché devo incontrare Sergio Pirani, che ha un job title lunghissimo. Io sono il responsabile della Country Business Delivery in Smart Operational Processes. Ah, vedi che era difficile. È difficile, sì, in effetti. Mi racconti un pochettino che cosa fa la tua divisione e dove andremo dal punto di vista tecnologico? La mia area si occupa di 2 ambiti essenzialmente. Il primo è quello di supportare il vertice nello sviluppo della strategia e nell'implementazione delle iniziative strategiche. E l'altro, che è quello più legato all'innovazione tecnologica, è appunto la rivisitazione di tutti i processi aziendali al fine di renderli più efficienti e più efficaci possibili utilizzando tutte le nuove tecnologie. Abbiamo sempre investito in innovazione, quindi da 190 anni Generali investe, cerca di rimanere al passo coi tempi. Il segreto è proprio questo, cioè investire nelle persone. Le persone devono essere al passo coi tempi, non devono vivere solo l'azienda, ma devono vivere il contesto in cui operano, e sono loro che portano poi le idee innovative e ci aiutano a rimanere al passo coi tempi, e questo è quello che cerchiamo di fare anche oggi, insomma. Uno pensa sempre che bisogna focalizzarsi nei confronti del cliente, no? Quindi la tecnologia, le innovazioni, quello che è verso il cliente. Invece molto spesso bisogna prima guardare all'interno
per utilizzare l'innovazione, per inserirla dentro l'azienda in modo che poi abiliti le persone per farla uscire fuori, corretto? Certo, non c'è dubbio che il nostro fine ultimo ovviamente è di migliorare il servizio, l'esperienza dei nostri clienti, dei nostri agenti, quindi tutto ciò che facciamo lo facciamo per loro. Ovviamente per poter far questo dobbiamo attrezzarci internamente, quindi studiare, come dici te, approfondire i nuovi ambiti di applicazione, capire dove possono essere applicati e poi renderli fruibili alle nostre persone, alle nostre reti, ai nostri clienti, assolutamente sì. Sergio, tu lavori da tanto qui in Generali, mi chiedevo come hai visto cambiare l'azienda nel corso degli anni e se c'è qualcosa nello specifico che dici da quel punto in poi c'è stato una, non so, un exploit o qualcosa che è andato più veloce rispetto a come ce lo aspettassimo. Beh sì, non c'è dubbio che insomma, l'innovazione è sempre stata, diciamo, veloce, chiaramente è stata particolarmente veloce, no? Probabilmente ciò che ha dato in là al cambio di passo tecnologico è la capacità di gestire grandi mole di dati, questo ha accelerato ovviamente tutti gli sviluppi tecnologici, quindi oggi la velocità di innovazione è estremamente diversa rispetto a quella che ricordo nel passato, quindi prima erano dei tempi di applicazione, di messa a terra dell'innovazione che erano, diciamo, molto diversi da quelli che viviamo ad oggi. Time to market, essere sempre all'avanguardia, sempre guardare oltre e soprattutto essere veloci nell'implementare, cioè ciò che fa la differenza è la capacità di mettere a terra le cose che si studiano. Quindi l'abbiamo pensato oggi e deve essere... E metterlo a terra e farlo adottare dalle nostre persone, dai nostri clienti, dai nostri agenti, no? Nel senso la tecnologia ti dà delle grandi possibilità ma poi devi essere bravo a metterla a terra, se non c'hai questa grande capacità è un investimento fino a se stesso. No, oddio. Marco! Ah, oh, ok. Ciao, piacere. Marco, Fiona, tutto piacere. Bene? Tutto bene, tutto bene, tutto a posto. Marco è qui per raccontarmi come si applica nella vita vera tutto quello che mi ha spiegato prima Sergio. Allora Marco, se io mi convinco a fare una polizza Generali, che cosa avete di tech da offrirmi? Una delle soluzioni più innovative che abbiamo in questo momento è stata sviluppata in partnership con Telepass. Se tu sei in autostrada e subisci un ritardo a causa di un incidente, in automatico ti viene rimborsato il pedaggio autostradale. E tu che ne sai che c'è stato un incidente? Noi siamo in grado di analizzare in forma anonima più di 1,5 milioni di transiti autostradali ogni giorno e anche di geolocalizzare l'incidente. Facendo questo noi riusciamo a poi comunicare a Telepass se per caso tu passavi in un determinato casello in un determinato momento e c'era un incidente e quindi hai diritto a un rimborso nel caso in cui ovviamente tu abbia subito ritardo. Quindi in automatico tutto, io non devo chiedere rimborso, non devo fare niente. Esattamente, non devi chiedere alcun tipo di rimborso, noi comunicheremo a Telepass questa posizione e ti verrà accreditato direttamente in conto corrente da Telepass in pochi giorni l'importo del rimborso. Mi hai quasi convinta, però adesso ne ho un'altra perché oggi l'intelligenza artificiale c'è ovunque, cioè c'è nel cuscino, cioè in qualsiasi cosa. Voi la usate? Certo che lo usiamo. Ecco, non ti ho colto in fallo. No, niente. No. Uno degli esempi è Mike. Mike è un acronimo, sta per Motor Intelligence Claims Evaluator. È un supporto che diamo ai liquidatori di sinistri auto. Noi andiamo ad analizzare tutti i preventivi che provengono da carrozzerie convenzionate dei danni subiti dalle auto a seguito di un incidente. E riusciamo ad analizzare tramite machine learning e l'intelligenza artificiale tutti i documenti allegati, che siano essi documenti di testo piuttosto che screenshot o addirittura le immagini del danno. Facendo ciò noi riusciamo a comunicare poi al liquidatore se è tutto ok e quel danno e l'importo ovviamente che è stato identificato per essere liquidato è coerente oppure se c'è qualcosa da controllare e quindi approfondire la posizione. Lavorando di più con l'intelligenza artificiale ho bisogno di meno liquidatori? No, assolutamente no, noi non vogliamo tagliare i liquidatori, vogliamo semplicemente aumentare le loro capacità. Ah, i superpoteri, quindi, i super liquidatori. Creare dei super liquidatori che siano in grado di lavorare meglio e concentrarsi sulle attività più importanti, quindi eliminare tutte quelle pratiche, tutti quei task giornalieri ripetitivi che l'intelligenza artificiale può fare al nostro posto. Sì, anche perché le cose ripetitive magari possono portare all'errore. Esatto. Perché sono sempre uguali e quindi... Esatto. Cosa molto importante, soddisfazione del cliente aumentata perché ovviamente riesce a ritirare la macchina molto prima, dato che tutta la parte di analisi documento che è ovviamente onerosa e richiede tempo viene fatta in automatico dalle macchine. Che figata! Top! Grande! Perfetto! Stato bravissimo! Già questo è un po' diverso da quello che mi aspettavo. Anche perché Generali usa la tecnologia per tante altre cose, tra cui la gestione dei servizi sanitari. Ad esempio, potete usare l'app per trovare la clinica convenzionata più vicina in base al tipo di prestazione di cui avete bisogno. Questa è la tecnologia che mi piace. La mia visita però non è ancora finita. Mi hanno detto di cercare il Country Data Officer Davide Consiglio. Chissà dove sarà. Intanto sento i carrelli della mensa.
Ma poi che significa Country Data Officer? Che fanno in questo team? Dobbiamo analizzare, fare delle previsioni, mettere insieme delle informazioni per capire quali sono i bisogni dei nostri clienti e anticiparli il più possibile e di conseguenza dare un'offerta specifica per il bisogno del cliente. Prevedete il futuro, ma avete una sfera di cristallo. Non so come funziona tutta questa cosa. La sfera di cristallo oggi come oggi si chiama cloud, è il posto nel quale si mettono tutti i dati assieme. Mettere insieme i dati che provengono da diverse linee di business, quindi auto, non auto, vita, salute, guardarli tutti assieme ti fa capire qual è l'esigenza del cliente rispetto al suo profilo. A questo si aggiungono tantissime informazioni esterne che oggi consentono di essere più fini quando fai delle analisi. Tipo? Non abbiamo informazioni puntuali su un cliente, ma in funzione della sua zona di residenza si può capire qual è il profilo e qual è l'interesse più alto o più basso rispetto ad un nostro prodotto. A che cosa? Ah, interessa il prodotto, ok, sì. Quindi in base a dove vive, sì. Che tipo di vita fa. E tipicamente avviene da confronto con altri clienti simili. Per tornare alla tua provocazione, non è una vera e propria sfera di cristallo, ma i dati sono talmente tanti che è sempre possibile trovare una similitudine tra un cliente e un altro. L'assicurazione è fatta di persone, no? Sì. Gli agenti, le persone che lavorano qui, quindi ok, sì. La tecnologia, ma per queste persone invece il dato ci può aiutare anche internamente? La vera missione, se penso al mio team, non è solo confinata a quello che ti dicevo prima, quindi produrre dati e informazioni, quello lo potrebbe fare anche una società di consulenza. Ma la vera differenza di avere un team così grande all'interno è la fertilizzazione culturale di tutte queste materie, che sono già nella nostra azienda conosciute, perché la nostra azienda ha già un DNA matematico, però ha un DNA matematico tradizionale. Il passaggio che noi stiamo facendo è di introdurre nuove informazioni, nuove tecnologie, nuovi modi di analizzare i dati che vanno a potenziare l'attività di tutti i colleghi. Noi abbiamo un team interno grande, è la strada accademica prevalente ingegneria, ma ci sono anche appunto matematici, statistici, addirittura un filosofo, economisti, c'è poi una fortissima differenziazione di età, come puoi immaginare, ormai bisogna andare su profili neolaureati perché queste professioni sono molto poco diffuse in Italia. La parità di genere neanche la nomino perché noi siamo nati 7 anni fa e siamo nativi 50-50. Sì. Qualche anno fa sono andata al Museo della Scienza di Londra e c'è la parte matematica e ho visto tra i vari calcolatori che c'erano un calcolatore di inizio Novecento assicurativo. Calcolavano i premi delle assicurazioni, quindi matematica pura. Certo. Quindi l'innovazione che parte da questo piccolo macchinario di 100 anni fa a oggi sfruttare il cloud e tutto il resto. I principi matematici alla base del mestiere sono sempre gli stessi, però qual è il problema? Da 100 anni passa. Da 200 sempre, anni 200 passa. 200 anni, sempre quelli. Sono quasi, ti potrei dire che i principi matematici sono sempre gli stessi. Pensa a questo, il bilancio delle famiglie italiane, noi in Italia, è cambiato più negli ultimi 2 anni, il tuo, il mio, i nostri parenti, che nei precedenti 10. Quando tu lavori in un mondo così instabile, che cambia per tutti i motivi che conosciamo esterni, tutti i motivi interni, i tassi, i mutui, il pane, l'acqua, allora tu devi essere dinamico nel cogliere il cambiamento delle preferenze e del bilancio dei clienti e rapido ad adattarti. Più tu lavori in un mondo che cambia e cambia in maniera progressiva, più, fermo restando i principi matematici, devi essere rapido ad analizzare i dati. E ad esempio il cloud ti consente di analizzare i dati in una maniera non comparabile alla velocità che c'era nel passato. Quindi il calcolatore più o meno copiamo, però calcoliamo un po' più rapidamente di quello che hai visto a Londra. Davide mi ha incuriosito, ma ora vorrei capire, nella pratica, qual è il vantaggio per un assicurato generali. Eccoci, ciao, piacere, Fiona. Valeria. Del Boca, ho studiato. Valeria lavora nel team di Davide Consiglio. Vediamo un po' se può darmi qualche esempio. Mi racconti in breve in che cosa consiste il tuo lavoro e quello del team a cui appartieni? Il mio lavoro consiste nel parlare con le figure aziendali e raccogliere le esigenze che esprime l'azienda e portarle all'interno del team di Advanced Analytics, dove ci sono delle figure più tecniche, data scientist e data engineer, che attraverso la raccolta, l'analisi e l'elaborazione dei dati generano dei prodotti o dei servizi che vanno ad esaudire queste esigenze. Ah, quindi metti che l'azienda voglia, che ne so, capire come guidano le persone? Nel mio team abbiamo proprio elaborato un prodotto. Ah, ecco, vedi, non ho detto una castroneria. Ok, quindi l'azienda chiede, voglio sapere come guidano le persone
E che cosa può aiutare ad avere? Che cosa si ha in cambio di questo? Nel concreto funziona che raccogliamo i dati che ci arrivano in tempo reale dai dispositivi satellitari installati sulle auto dei clienti e ci mandano dati come l'accelerazione, le frenate, la velocità. Attraverso l'analisi di questi dati il nostro modello distingue i clienti in tre classi che sono temerario, moderato ed evoluto. Ovviamente il cliente temerario avrà un comportamento di guida più aggressivo e un comportamento di guida più aggressivo è correlato con un maggiore numero di incidenti. In questo modo il cliente è incentivato a migliorare il proprio stile di guida per ottenere degli sconti e per prevenire gli incidenti. Questo modello promuove dei comportamenti responsabili e ha un impatto positivo sulla società e sull'ambiente. Così siamo tutti contenti. Fammi capire bene, usate l'intelligenza artificiale per analizzare questi dati? In questo caso usiamo un modello previsionale evoluto che ci aiuta a categorizzare gli stili di guida dei clienti. Vado. Orbene, si è fatta una certa, qui sono andati via tutti, cioè praticamente ci siamo solo noi, tra un po' ci fanno chiudere qui la sede di Generali. È stata una giornata molto intensa, sinceramente non mi aspettavo di ritrovarmi all'interno di un posto così tecnologico, ma soprattutto in cui l'innovazione fosse così pervasiva. E mi ha stupita per davvero, anche perché conosco le assicurazioni e non me le ricordavo per niente così. Quindi, bene. Bello, ci è piaciuto. Adesso andiamo a casa e 3 ore di guida. Tanto non guido io, guido nel videomaker. Ciao, io vado, ci vediamo in un prossimo video. Ciao. Si muove questa cosa comunque.